Salve a tutti, creatori della notte, bentornati nella mia rubrica e vi parlerò della mia ultima lettura, ovvero il thriller di Beppe Quintini dal titolo Voci Soffocate, edito da Time Crime nel 2015, per un totale di 536 pagine ad un prezzo del libro cartaceo di 9,90 euro, ma attraverso varie offerte in ebook lo troverete anche ad un costo sensibilmente inferiore. Sono molto contento di aver letto questo libro perché appartiene a un genere che sto approfondendo, e che mi sta regalando grandi soddisfazioni. È un libro che ho avuto modo e opportunità di leggere grazie ad averlo, vinto attraverso, appunto il canale delle creature, della notte, essendo stato un libro messo in palio dalla casa editrice. Sono molto molto contento di averlo letto. È un libro che dalla sinossi già mi interessava. Il thriller, come vi ho detto, mi stava regalando delle grandi soddisfazioni. Infatti, prima di questo ho letto un breve accenno, un altro libro, sempre grazie alle creature della notte, di Michele Catozzi, Acqua Morta, la prima indagine del commissario Aldani ambientata a Venezia, ed è un libro che mi è piaciuto moltissimo, edito dall'Altea Editore. Subito dopo ho letto appunto questo libro di Quintini, autore con questo libro del suo primo romanzo, e devo essere sincero, un'opera prima riuscita benissimo. È un libro che mi è piaciuto moltissimo, un libro che su Goodreads a cui ho dato 4 stelle su 5, e sono 4 stelle su 5, non 5 su 5, come sprone all'autore di cercare di riuscire a poi non a fare un libro successivo, spero anche migliore, o sulla scia dei protagonisti di questo libro, oppure distaccandosene. Quindi mi auguro di leggere a breve un ulteriore libro di quest'autore, perché scrive molto bene, anche se nei miei ringraziamenti, non facendo spoiler, dà giusto merito al lavoro di ristrutturazione del romanzo, ma indubbiamente riesce a donare al libro tutto una fisionomia personale. In cena all'inizio, forse un po' troppo nella descrizione della bellezza del corpo di un agente di polizia, una delle protagoniste del libro, ma poi l'intreccio è molto originale, interessante. Lo scrittore è stato attento nel disseminare in vari episodi la trama, e poi trarre le fila alla fine con un gran colpo di scena che si svelerà solo nell'ultima pagina, da buon thriller, che ha un lieto fine, ma potrebbe non averlo in un certo qual senso. È molto interessante la caratterizzazione dei personaggi dell'ex poliziotto Novari, del politico e di molti altri personaggi, l'informatico Luca Freschi, e la stessa Marina Bruni, la fantomatica bella poliziotta, pure ha un intreccio e una caratterizzazione molto molto, cioè fatta bene, descritta molto bene. Ci troviamo in Trentino, nei paesi della provincia di Trento, un serial killer ammazza in un modo efferato le sue vittime, e poi va da un frate a confessarsi, e lascia sulla scena del crimine, appunto, una determinata scena, rituale, cercando anche di dare un messaggio. Quindi su questo è stato originalissimo anche gli spunti, l'inno di San Giovanni, mi pare, e che non è spoiler perché comunque si arriva alla prima metà del libro. Il libro che vi ho letto velocissimamente, quindi un libro di 536 pagine, esordio letterario, ma è un libro che si legge velocissimamente, libri che si leggono velocissimamente, insomma sono libri per me che hanno un gradimento altissimo, di cui ho un gradimento altissimo, ed è un libro di cui suggerisco l'acquisto e la lettura. È un divertissement, per dirlo un po' alla francese, è un libro di genere, thriller. Dà anche alcuni spaccati di vita e di riflessione, quindi non è solo divertissement a tutto tondo, ma divertissement nel senso di coinvolgimento.
Interessante questo serial killer, le varie figure, le vittime, scena del crimine, rituale, il modus operandi che utilizza, l'escamotage, la figura del frate, il politico, il barista, l'informatico, lo stesso Nolari. Ci sono i protagonisti, però si può definire un po' un romanzo corale. Cioè, è vero, c'è questo ex poliziotto Nolari che paga psicologicamente il fallimento della sua missione e viene coinvolto nell'indagine di questo serial killer. Quindi è un libro che ho apprezzato moltissimo. Mi piace la descrizione invernale di questo Trentino, di questa campagna, questa neve. Voci soffocate, capirete bene perché, cioè proprio nel modus operandi del serial killer. Mi piace la visione finalmente contestualizzata in Italia e soprattutto l'emergere di figure come Beppe Quintini, di autori italiani di genere. Io ho letto Maurizio De Giovanni, italiano, ho letto Michele Catozzi, italiano, ora ho scoperto anche Beppe Quintini, italiano, ho letto Carlo Lucarelli. Mi sto accumulando Quintini, Catozzi con personaggi, l'ho letto Donato Carrisi. Quindi abbiamo per noi cultori del genere, ci metto anche io perché mi sto scoprendo cultore del genere, ottime fonti che ci daranno per molto tempo materiale per poter viaggiare attraverso i loro libri in questo spaccato noir thriller. Quindi un libro molto molto interessante, di genere, che vi può far passare un bel periodo di lettura e non è banale, non è assolutamente banale, è estremamente originale, l'intreccio non è scontato, c'è uno sviluppo che vi farà veramente dire oh, non avevo capito niente, che colpo di scena, qualche costruzione di incastro e di coincidenza potrebbe essere un pochino un finale, alcune situazioni quasi scontate, però in effetti l'autore del libro ci dice in due occasioni che anche l'orologio rotto 2 volte al giorno segna l'orario esatto, quindi che la coincidenza a volte, anche se raramente, non esiste, oppure potrebbe esistere. Io sono una parte finale. Cioè, diciamo che sono presenti un po' tutte e due queste spaccate di opinioni, solo per il fatto che le coincidenze che portano all'interno di questo libro a determinate situazioni di incastro alla fine vengono giustificate nella spiegazione finale del libro, diciamo, della risoluzione del caso. Ma tutto l'incastro, tutto perfettamente oliato, riuscito, libro godibile. Un libro iperpromosso, un libro che ringrazio le creature della notte che mi hanno dato l'opportunità di leggerlo, ed è un libro che rimarrà caro nella mia memoria. E ragazzi, vi invito a leggere, leggete, e a tutti un grandissimo saluto e ci vediamo al più presto nella mia rubrica all'interno del canale delle creature della notte. Ciao a tutti creature e ci vediamo presto.